Dunque ringrazio della linea Rosario Moreno, editorialista di RST Radio Science TV. Buonasera e benvenuti a questa edizione straordinaria di Osservatorio Antimafia. Vorrei anche salutare, farvelo sentire, il nostro Rosario, che è anche in regia centrale, quindi abbiamo Treviso questa sera. Rosario, buonasera. Ciao Massimo, buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori e a quelli che non ci ascoltano anche, va, questa sera. Salutiamo tutti, no? Buonasera, sono io in regia per questa edizione straordinaria, perché abbiamo lasciato libero spazio al regista di Modena, alla regia di Modena. È in libera uscita, diciamo. Ecco, questa sera appunto c'è una notizia, questa volta non parleremo di stragi, non dovremo essere qui a dare notizie pessime, ma tutt'altro. Si è concluso il processo trattativa Stato-Mafia e vorrei prendere spunto subito dalla testata giornalistica All News di Palermo, antimafia2000.com, dove subito in primo piano c'è una serie di articoli, ovviamente iniziamo con il primo. E ora dite che nella trattativa non c'è stato. La Corte d'Assise condanna Dell'Utri, Mori, De Donno, Subranni e i boss assolti Mancino e Brusca, Ciancimino condannato per la calunnia. Un articolo, questo l'ho scritto da Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Lorenzo Baldo, ricordo, vice direttore della testata Antimafia 2000 e Aaron Pettinari, invece il capo redattore. Bagarella, Cinà, Mori, De Donno, Subranni, Dell'Utri, colpevoli. E questa è la decisione della Corte d'Assise di Palermo, formata dal presidente Alfredo Montaldo, dal giudice all'atere Stefania Brambille e dai giudici popolari, che ha emesso sentenza di condanna per gli imputati al processo trattativa Stato-Mafia. Aspettando di leggere le motivazioni della sentenza che spiegheranno in che termini della trattativa si è consumata, si può ribadire con forza che trattativa ci fu. Anzi, viene sancito che gli imputati mafiosi, Bagarella e Cinà, alcuni ufficiali dei carabinieri Mori, De Donno e Subranni e l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri sono colpevoli di minaccia o attentato a corpo politico dello Stato. A dimostrazione che, a differenza di quanto venne detto a più riprese anche da professori universitari, storici e ben pensanti giustificazionisti, il reato contestato dai PM Nino Di Matteo, Vittorio Teresi, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia era quello corretto. Nello specifico, gli ex vertici dei ROS, Mario Mori e Antonio Subranni, sono stati condannati a 12 anni, così come l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri. A 28 anni, sempre per minaccia a corpo politico dello Stato, è stato condannato il capo mafia Luca Bagarella. E per lo stesso reato dovrà scontare 12 anni il boss Antonio Cinà, l'ex ufficiale del ROS Giuseppe De Donno, per le stesse imputazioni ha avuto 8 anni. Massimo Ciancimino, il teste imputato che con le sue dichiarazioni ha contribuito a far tornare la memoria a tanti smemorati di Stato ed ha svelato alcuni retroscena su quanto avvenne nella stagione delle stragi. È stato condannato a 8 anni. Le dichiarazioni del figlio di Don Vito, considerate dai PM almeno in parte riscontrate dalle parole di altri soggetti, collaboratori di giustizia e non, costituiscono indubbiamente un contributo per l'odierna sentenza. Ciancimino era accusato in concorso in associazione mafiosa e calunnia dell'ex capo della polizia De Gennaro, ma i giudici lo hanno assolto dal primo capo di imputazione perché il fatto non sussiste. Stessa formula per l'ex ministro Nicola Mancino, imputato per falsa testimonianza. La Corte ha anche dichiarato il non doversi procedere nei confronti del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, anche lui imputato per l'articolo 338, per intervenuta prescrizione visto il riconoscimento delle attenuanti specifiche per i pentiti, e sempre non doversi procedere nei confronti del capo dei capi Totò Riina,
per morte del reo. Si è concluso così, dopo oltre 220 udienze, quello che definimmo come il nostro processo di Norimberga. Tanto è passato dal 27 maggio 2013, 4 anni ed 8 mesi di dibattimento dove sono state riportate alla luce le oscure vicende che si sono consumate negli anni delle stragi. Quel dialogo che pezzi dello Stato attraverso i carabinieri hanno avviato con Cosa Nostra mentre l'Italia piangeva le morti dei giudici Falcone e Borsellino, proseguito poi fino al raggiungimento di un nuovo equilibrio politico. Un dialogo fatto di concessioni carcerarie e impunità in cambio della fine della stagione delle bombe che avevano messo in ginocchio il paese. Una verità taciuta per oltre 20 anni che ora viene offerta agli italiani. Una rivincita per quei magistrati che, nonostante le numerose polemiche, non hanno mai smesso di cercarla. Dunque, questo intanto uno degli articoli che trovate su Antimafia 2000, dal titolo "E ora dite che nella trattativa non c'è stato". Vediamo come ha appreso la notizia, cosa dice Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo. Stato mafia, Salvatore Borsellino felicissimo per la sentenza. Questa è una notizia che noi riprendiamo da Antimafia 2000, tratta da ANSA. Palermo, sono felicissimo, questo è il traguardo della mia vita, ma manca ancora la politica. Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il magistrato ucciso nel luglio del 1992, commenta in un'intervista ad affariitaliani.it la sentenza di primo grado del processo sulla trattativa Stato-mafia. Stavo proprio scrivendo un messaggio a Nino Di Matteo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e per tutto quello che ha dovuto subire lui e la sua famiglia per portare avanti questo processo. Aggiunge: quasi non ci credo che finalmente è stato affermato che c'è stata questa trattativa. È stato affermato tutto quello per cui io combatto da anni. L'unico neo è la soluzione di Mancino, ma di fronte a tutto il resto non riesco a descrivere il mio stato d'animo. Spero soltanto a questo punto di morire prima dell'appello, così almeno se in secondo grado dovessero cambiare le cose, me ne andrò via con questa sentenza che restituisce un pezzo di verità sulla trattativa e su mio fratello. Si tratta di un traguardo molto importante per la mia vita. È una vita che combatto per questo e finalmente una sentenza della magistratura mi ha dato ragione e afferma quello che fino ad oggi era stato negato. Irriso, vilipeso, sono veramente felice. Così Salvatore Borsellino, notizia, affermazioni che abbiamo tratto dalla testata Antimafia 2000, a sua volta riprese da ANSA. Quindi avete sentito appunto, ho letto pari pari con questo piccolo articolo. Vediamo ancora alle 22:16, vi ricordo che questa è Radio Saius TV1, in studio Massimo Bonella, la regia centrale abbiamo direttamente l'editore di Radio Saius, Rosario Moreno, in collaborazione naturalmente con la testata Antimafia 2000, che è diretta dal sottoscritto. Stiamo parlando della trattativa Stato-mafia, c'è stata la sentenza, abbiamo dato appunto, stiamo dando un resoconto di quello che è successo. E proseguiamo dunque. Trattativa Stato-mafia, ingroia, sentenza storica, giustizia è finalmente fatta. Sempre estraendo da Antimafia 2000. Dunque, vediamo di fare una sintesi su questo articolo. È una sentenza storica che fa giustizia su una delle pagine più oscure e terribili della storia italiana. Da oggi finalmente si può, e anzi si deve togliere l'aggettivo presunta accanto alla parola trattativa. La trattativa tra Stato e mafia ci fu e ora i responsabili di quel patto scellerato sono condannati a risponderne. Così l'ex PM Antonio Ingroia, che avviò l'indagine sulla trattativa Stato-mafia, commenta la sentenza del Tribunale di Palermo. Poi naturalmente l'articolo
è proseguito, cioè prosegue. Devo fare una correzione. Giustamente la regia mi fa segnale. Ho detto in collaborazione con la testata non Antimafia 2000, ma Pianeta Oggi TV, che è diretta da sottoscritto. Noi stiamo praticamente estrapolando gli articoli da Antimafia 2000. D'altronde non ce ne vogliate, ma siamo in questi giorni presi molto con queste notizie che stanno arrivando, ma non solo, anche dagli esteri, quindi siamo un po' presi in questo modo. D'altronde qui abbiamo una redazione che è fatta da pochissime persone. Quindi. Allora, riprendiamo un po' il discorso: trattativa Stato-mafia, ingroia, sentenza storica, giustizia finalmente fatta. Beh, proseguiamo fino alla fine. Allora, vediamo cosa dice ingroia. Meno male, aggiunge, che in tempi tristemente caratterizzati da una giustizia sovente timida, troppo spesso attenta a non disturbare il potere, ci sono ancora giudici dalla schiena dritta che non si lasciano invece condizionare e rispondono solo alla legge. Spero siano di esempio per tutti. Personalmente sono orgoglioso di aver avviato per primo questa indagine e mi sento di ringraziare i PM del dibattimento, a cominciare da Nino Di Matteo, che nonostante le enormi difficoltà, la continua opera di delegittimazione e l'indecente ostruzionismo di buona parte della politica e delle istituzioni fino ai più alti livelli hanno saputo raccogliere a dibattimento i frutti dell'indagine condotta insieme. Avevamo un debito enorme di verità e di giustizia nei confronti dei tanti che per colpa di quella trattativa hanno perso la vita. E dei loro cari, conclude Ingroia. Oggi cominciamo finalmente a saldare quel debito e manifesto anche la mia personale soddisfazione dopo anni di indecenti attacchi e delegittimazioni che ho subito a causa di quell'indagine fino ad epoca recente. Questo dunque, Antonio Ingroia, per quanto riguarda la sentenza trattativa Stato-mafia. Che altro dire? Il sol pensiero che ci sia stata una trattativa con pezzi deviati dello Stato e questa mafia, questo cancro mafio, cancro mafia, questa cosa nostra, chiamatela un po' come vi pare, cioè, questo fa veramente pensare, ma pensare seriamente. Cioè, pensate, lo Stato che va in trattativa con la mafia, sono cose che fanno rabbrividire. Per fortuna abbiamo anche uno Stato invece corretto, serio e quindi sano. Dunque, naturalmente anche queste testate lavorano appunto per uno Stato, per questa parte di Stato che è sana, diciamo. Bene, 22 e 20, abbiamo dato lettura così della sentenza relativa al processo trattativa Stato-mafia. Non abbiamo parlato per fortuna di stragi, di attentati o cose di questo genere. Ogni tanto ci vuole insomma qualche anche, come dire, in un certo qual senso rivincita, insomma, ecco, perché come dicevo prima, essere su un paese che sappiamo che è successo questo, una trattativa tra Stato e la mafia, insomma, fa veramente preoccupare, quindi ci fa anche indignare, onestamente, insomma. Cos'altro come possiamo dire? Dunque, c'è anche, ad esempio, vediamo poi se anzi, chiama proprio in campo, come si suol dire, Rosario Moreno, il nostro regista editorialista di Radio Saiuz TV, per due cose. Innanzitutto vorrei sentire un suo commento, anche perché ricordo che Rosario conduce da un po' di tempo a questa parte i notiziari odierni su RST, ma non solo, notiziari che vanno anche su alcune emittenti delle terrestri, cioè dell'FM stereo. E quindi vorrei sentire anche da lui, come persona che osserva i fatti, che ce li racconta, che ce li descrive, una sua opinione in merito. Dopodiché, se possiamo mettere in onda l'audio della trattativa Stato-mafia, cioè l'audio della sentenza, ok, quando il giudice dà appunto il verdetto finale, che così possiamo concludere con questa cosa. Rosario, a te la parola intanto, un Sì, commento.
Ti ringrazio Massimo, appunto stavo lavorando per l'audio, per mettere l'audio in onda dopo, appena riesco un attimino a fare il punto qua della situazione tecnica, che sai che è un po' che non gestisco la regia e quindi puoi immaginarti come sono messo. Bene, allora, trattativa Stato-mafia, Massimo, io non la vedo una grande, cioè è una vittoria. Qui non ci piove che è una vittoria questa, Massimo. E per l'amor del cielo, perché la vittoria c'è stata, eccetera. Però ci ho dovuto passare quanti anni, quante repubbliche, insomma, per avere un processo e una sentenza del genere. È questo che mi spaventa. Se io devo fare un processo a un criminale oppure a un, diciamo, a un, come devo dire, a personaggi che appartengono allo Stato e che in combutta con la mafia, diciamo, fanno determinate azioni, si comportano in determinato modo, giusto per dire. E devo aspettare quanti anni sono passati? Tutti questi anni la cosa mi spaventa un poco, perché io vorrei che processi del genere, scusatemi, in 2 o 3 anni massimo venissero portati a compimento, insomma, con sentenza favorevole o sfavorevole, quella che sia, ma attraverso, diciamo, attraverso indagini, attraverso testimoni, eccetera, quella che sia. Questa è una cosa che mi ha spaventato. Sono felice che ci sia una sentenza del genere, ma ancor di più dispiaciuto perché se penso che uno Stato fa una trattativa con un'organizzazione criminale, la cosa, anche questa, mi preoccupa. C'è che ci sono pezzi dello Stato, ovviamente, non è lo Stato in sé, in totale, perché qui si parla di determinati personaggi, però sono personaggi anche chiavi, personaggi chiavi della vita del nostro Stato, quindi che hanno commesso reati, perché fino a questo momento si sono stati condannati, commessi reati. Però Massimo, sai come la penso? Io penso che la persona è un condannato, un delinquente definitivamente fino al terzo grado di giudizio. Questo che grado di giudizio è? A che punto siamo arrivati come grado di giudizio? Bisogna vedere poi in appello cosa succederà, come Cosa dicevo. succederà? Cosa succede in Cassazione, no? Tu sai benissimo che si va avanti così. Però già le prime schermaglie sul governo ci sono, perché su questa sentenza, che è una sentenza storica, per l'amor del cielo, perché è la prima sentenza vera che esiste, Sì, assolutamente sì. cioè sono 28 anni a Bagarello, 8 anni a De Donno e a Ciancimino. Hanno prescritto Brusca, però Mancini è stato assolto, no? Se non sbaglio. Sì. Però questo ci fa capire, insomma, che dietro c'era anche il fondatore di Forza Italia e Sì, di un esatto. partito. Io Infatti, scusa, direi, faccio una parentesi, sì, una che poi cosa mia puoi. personale. Io non potrò mai votare un partito politico fondato, che tutti lo sapevano, fondato da uno che è dentro alla mafia. Scusate tanto, è che io non so come si fa a votare un partito del genere. Chiusa parentesi. Sì, lì bisogna vedere, insomma, hai capito? Perché in questo partito ci possono essere anche persone, oh, sicuramente persone oneste, eccetera, però sai, molte volte ti fai prendere la mano, è come seguire un idolo, perché ricordiamoci che Forza Italia è stata al governo per 20 anni, non mi sbaglio, è stata al governo, cioè si è alternato il governo fra Forza Italia e Partito Democratico, no? Si sono sempre alternati, sono sempre stati il Sì, rosso e mi il verde. Però stavo ecco, chiedendo l'altra cosa che vorrei, insomma, cioè io vorrei capire più a fondo tutta la situazione, anche perché mi piacerebbe leggere poi tutta la sentenza esattamente, no? Perché se le prime schermaglie, sai, sulla formazione adesso del governo che ci sono, perché il Movimento 5 Stelle che dice che
c'è un pericolo, insomma, con Berlusconi all'interno della formazione. Come si fa a fare un governo Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, dove all'interno di Forza Italia c'è il fondatore che è stato, diciamo, condannato per la trattativa Stato-mafia, no? Questa sentenza. Quindi andremo ancora più avanti insomma, per la formazione di un governo. Invece noi in Italia abbiamo bisogno di un governo, insomma, che risolva i problemi che abbiamo. Sì, che ce ne sono Che non pochi. adesso, sai, ci sono le solite schermaglie, Berlusconi che dice che bisogna fare l'intesa col PD, il Movimento 5 Stelle dice che è pericolo. Hanno detto addirittura che a Mediaset non li prenderei neanche per pulire i cessi, insomma, quelli del Movimento 5 Stelle. Insomma, Ma c'è da io chiedersi. sono rimasto. Ecco, Massimo, sai quando ti arriva una notizia che tu non te l'aspettavi? Sì. Cioè, io quando ho letto la notizia per la prima volta oggi sono rimasto esterrefatto e ho detto, ma cioè, sono sveglio o sto sognando? Cioè, qua sono stati presi i pezzi del governo che stanno andati dentro, insomma. Cioè, Di Matteo che dice che un ex senatore era la cinghia di trasmissione tra Cosa Nostra e Berlusconi, ha detto Di Matteo, con questa sentenza storica. Perché su Mori e Dell'Utri, condannati a 12 anni. Addirittura che ai vertici del ROS viene inflitta la stessa pena del fondatore di Forza Italia. Il ROS, stiamo parlando di persone che dovrebbero riverterci, no? Ah, invece no, perché sono dei pezzi di Capito? Stato deviati. È questo. Quando vado a leggere che in 7 minuti e 50 secondi, il tempo che ci ha impiegato il giudice Alfredo Montalto, insomma, per dire che la trattativa tra Cosa Nostra e pezzi dello Stato c'è stata, ma che ad averla fatta sono stati i boss mafiosi, e dentro ci sono tre alti ufficiali dei carabinieri e il fondatore di Forza Italia, fondatore di un partito, a questo punto allora io do ragione, non mi ricordo chi giudice. Ho mandato ieri appunto come speciale una trasmissione. Porca miseria, non mi viene il nome, lo sai che la mia veneranda età ormai, insomma, mi fa di questi scherzi. E parlando questo giudice, ma parlando di questa è una registrazione vecchia, parlando Sì. questo giudice, cioè che i partiti non sono niente, non è, cioè, è come se non esistessero. Perché non sono associazioni e i partiti non sono riconosciuti dalla legge. Se noi ci facciamo caso, è vero, il partito a che cosa viene scritto? Ecco, quando è stata creata l'associazione Radio Science, si è potuto fare un'iscrizione, bisogna fare delle domande, bisogna essere legalizzati. Ok? I partiti Certo. no. I partiti no. Allora a questo punto questo giudice, che non mi viene il nome, spero che mi venga prima della fine della trasmissione, ha detto, ma a questo punto perché i partiti non facciamo come le associazioni, come le ONLUS o altro? Devono essere iscritti, ci deve essere un albo di questi partiti. Perché oggi, se tu fai caso, in 5 secondi si fa un partito. Basta avere un certo numero di persone, hai fatto un partito, hai fatto una forza politica e ti presenti alle elezioni. Ma chi sono questi? Questo partito? Io faccio fatica a spiegarmi proprio perché sono ancora emozionato per questa sentenza. Certo. Perché dico, alla mia veneranda età, ai miei 64 anni, finalmente ho visto una sentenza seria. Fatta bene, cioè, nel senso che si è capito che realmente esistevano, che ci hanno raccontato una montagna di fandonie in questi anni, tutti i media nazionali, incominciando dalle televisioni di Stato fino a quelle di Mediaset, che cosa ci hanno raccontato su queste? Ci hanno Mai mai detto la niente. verità? Mai detto la verità.
i giornali che cosa ci hanno raccontato? Ci hanno raccontato la montagna di Fandonio. Questa sentenza sbugiarda anche questa gente. Ecco, ecco, questo la dice lunga, no? Su ottima osservazione. C'è un'ottima osservazione. E quindi per questo dico, a questo punto, se il fondatore di Forza Italia è stato condannato a 12 anni, si arriva al terzo grado di giudizio, questo qui è condannato definitivamente, perché non so che adesso se c'è un terzo grado di giudizio, sai che io non sono un grande esperto, no, di giustizia. Però non sono neanche un forcaiolo, insomma, uno che vuole per forza a tutti i costi che la gente venga condannata. Però mettiamo caso, questo che ha fondato Forza Italia è condannato definitivamente, oltretutto che già in galera, se non sbaglio, no? Lo vogliono far uscire perché dice che dicono che sta poco bene di salute. Cioè, hanno fatto delle domande, ma sono state sempre rifiutate. E ha fondato il suo partito. Io come posso fidarmi di un partito fatto da persona così? Ma infatti, io vorrei fidarmi, perché io dovrei fidarmi dei partiti politici, di tutti i partiti politici, perché questi partiti politici sono, ci sono persone dentro oneste che veramente forse credono in quell'ideale, non lo metto in dubbio, come io ho sempre creduto nel mio ideale, ma questo non vuol dire che non esiste più il mio partito, non esiste più il mio ideale, io ce l'ho ancora. Certo. Però ci saranno persone, e allora io vorrei capire adesso cosa fa. Di Maio giustamente dice no, ma state scherzando, io con Forza Italia non voglio avere niente a che fare. Salvini cosa farà? Ecco, questo è l'aspetto, il secondo aspetto che non è meno importante della sentenza, che è quello che non avremo un governo ancora. Cioè, se tu vai a leggere il Fatto Quotidiano, c'è nell'articolo del Fatto Quotidiano su questo, a un certo punto dicono che è una sentenza che riscrive la storia della fine della Prima Repubblica e l'inizio della Seconda, quella emessa dalla Corte di Assisi di Palermo. Cioè, questa ha messo fine veramente alla Prima Repubblica. Ma io vorrei fare anche un'altra osservazione. Tu prima hai citato i mass media nazionali e i mass media di tiratura nazionale. Guarda, vorrei prendere un gruppo, un campione di persone, non so, a Roma, Milano, e, che ne so, facciamo Trieste, e vedere su questo campione quanti conoscono che c'è che c'è stato, ma è, potremmo dire processo, trattativa, Stato, mafia, precisiamo pezzi di Stato deviati appunto in trattativa con la mafia, e quante persone ad esempio conoscono il PM Nino Di Matteo. Allora, questo mi piacerebbe saperlo. Ecco, ma io ti do già una prima dimostrazione, perché quando eravamo nel 2015, era novembre, che c'è stata a Roma, vicino, come si chiama, Piazza Venezia, che c'era la manifestazione per la tutela dei magistrati antimafia, in modo particolare Nino Di Matteo, eravamo anche in tanti, devo dire, una colonna di interminabile di persone, con personaggi anche noti, anche del mondo dello spettacolo, non solo giornalistico, ricordo, faccio un nome perché purtroppo ci ha lasciati, purtroppo è stata una grossa perdita, mi riferisco a Olivier Robert, c'era anche lui, è intervenuto poi sul palco, io poi l'ho anche intervistato, Olivier Robert lo conosco dai programmi molto interessanti, molto dinamici, pertinenti con i vari argomenti a Radio 1, Rai, negli anni che furono, ecco, alcuni diversi anni fa. Era, quando c'era lui, immediatamente mi sintonizzavo su Radio 1, perché era una persona che in gergo televisivo si dice che perfora lo schermo, lì perforava gli altoparlanti, è veramente il caso di dirlo. Vabbè, piccola parentesi, volevo dire, torniamo al discorso, eravamo in manifestazione
e mi sono avvicinate delle persone ad un certo punto che mi hanno chiesto: ma mi scusi, chi è questo Nino Di Matteo? Venivano a chiederlo a me perché vedevo che ero attrezzato con telecamera, microfono, cavi, eccetera. E io gli rispondevo anche: ma come non sapete chi è Nino Di Matteo? Cioè, allora, questo fa pensare. Io dico, tutte queste televisioni nazionali, le private, che poi hanno avuto tutte le frequenze negli anni 80, che hanno preso tutte le frequenze alle TV locali, tanto per essere chiari, perché questo poi è un problema, insomma, magari ne parleremo di questo fatto, perché a noi non ci sfugge niente, non ci dimentichiamo mai di niente, anche se sono passati parecchi anni. Dunque, queste televisioni perché non hanno mai parlato, fatto approfondimenti seri, parlato e continuato a parlare di questo importante processo che era in piedi, cioè adesso la trattativa, questo importante processo che stava andando avanti. C'era in piedi un processo di questo calibro, cioè, ma non se ne parla, ma stiamo rincoglionendoci tutti qua o facciamo apposta? Che all'estero ci guardano come paese in maniera un po' a volte così perché abbiamo questo cancro mafia all'interno, e c'è una sentenza, i nostri mass media non ne parlano, o ne parlano in maniera blanda, o comunque pochissimo. Cioè, io non capisco. Cioè, io non capisco. Ne parlano le testate indipendenti, ok? Le testate che non stanno dietro a qualche politico o a qualche linea politica, allora ne parlano. Una testata che è completamente indipendente è, ad esempio, Antimafia 2000. E poi potrei citarne altre. Ecco, allora, queste testate ne parlano. Ne ha parlato la mia, ne ha parlato Pandora TV, ha parlato, ecco, parliamo di testate, poi radio indipendenti, Radio Sirius TV. Ma voglio dire, le nazionali cosa stanno a fare? Tutti i programmi, mezzi fasulli là per rincretinire le persone, parliamoci chiaro. Ecco. Perché veramente sembra quasi che si voglia abbassare il grado culturale delle persone. E sì, perché tra questo, tra tutti gli smartphone, che la gente è sempre lì che guarda sto zaffarino qua in mano per strada, nei pullman, nei bar, nelle gondole a Venezia, perché si è visto anche questo in alcuni casi, cioè dappertutto. Allora, più la gente, diciamo, si divide, più la gente diventa singola, no? Quindi più le persone non fanno unione, e meglio è per qualcheduni. Quindi questo, se tanto mi dà tanto, fa parte di un qualcosa che si è voluto creare, di un disegno. Ecco. Allora, questa è la situazione che abbiamo. Un altro esempio ancora è Rosario. Io lo cito sempre perché è così lampante. Quando venne proprio Nino Di Matteo a Venezia in una conferenza molto importante lungo il Canal Grande, di testate giornalistiche, di giornalisti, non c'era nessuno, lo ripeto, non c'era nessuno, con tutti i punti esclamativi. Ma è possibile? Oh, ma ragazzi, ma dico, ma colleghi, ma siamo giornalisti o siamo cosa? Perché non si riportano eventi di questo calibro? Eventi che parlano di un problema grosso per l'Italia. Abbiamo avuto le stragi in passato, abbiamo avuto diversi morti, parenti, familiari, drammi. Ma vi ricordate? Cioè, non so, potrei fare, ecco, vari esempi, ma ora è inutile stare lì a focalizzarsi, a zoomare sulle stragi, ma voglio dire, ci sono state di quelle cose terribili, e oggi convegni del genere vengono, no, lasciati in angolo, non vengono, grande, come dico io poi in trasmissione, grande latitante, grande assente la stampa, soprattutto quella nazionale. Beh, nel caso lì di Nino Di Matteo a Venezia non c'era nemmeno quella locale. Ok? Ecco, è questo che noi constatiamo. Cioè, non sono cose che dico io adesso per far, che ne so, far chiacchiere fra me e te, Rosario. È un dato di fatto. E io faccio altro che riportare purtroppo alla luce anche questi dati di fatto. Non lo so, dove vogliamo andare avanti di questo passo? Massimo, Vogliamo fare i giornalisti e parlare dei problemi che ci sono?
Perché è ovvio che ci sono, perché a volte c'è qualcuno che dice non date mai le notizie positive, ma le notizie positive le conosciamo, sappiamo tutti, bene, perfetto, andiamo a concentrarsi laddove ci sono dei problemi e cerchiamo, no, di fare squadra, di fare unione per poter, no, risolvere, per poter creare una forza positiva alla fin fine concreta per risolvere questi problemi. Parliamone, facciamo conoscere alla gente come stanno le cose, altrimenti che giornalisti siamo? Cioè, ma allora possiamo anche andare a fare qualche altra cosa, non so, boh, ne so, a farci un giro. E questo è il Massimo. dato di fatto. Questo è, in definitiva, Rosario, quello che stiamo fotografando, nulla più. Sì, in effetti è così. Saremo a vedere. Noi ci proviamo con i nostri piccolissimi mezzi, ci proviamo, Massimo. Diciamo alla gente, comunque, ci avete ascoltato anche questa sera, non vi fermate qui, continuate a cercare, a informarvi, perché è questo che è importante. Aprite la vostra mente. Perché se no finiamo, facciamo come tutti quanti gli altri. Il verbo non ce l'ha nessuno, però bisogna cercare la verità, perché la verità scavando si trova, insomma, le notizie, le informazioni si trovano. E come Sì. dicevi tu, Massimo, è andare presso le testate, perché ce ne sono una miriade di testate indipendenti su internet e andarsi a leggere informazioni, poi leggersi anche quelle di Stato e poi con la propria mente, cioè discernere qual è la cosa migliore, qual è la cosa buona, dove è sbagliato, che cosa c'è di buono, che cosa si può accettare, eccetera. Perché poi vediamo, Massimo, poi prendiamoci conto, vediamo anche con queste con le elezioni. La gente va a votare con la pancia, non va a votare con la testa. Cioè, pensiamo, abbiamo visto queste elezioni come sono andate, dai, insomma. Io ormai per questi tipi di elezioni non ho tanta fiducia, perché quando mi vai a votare con la pancia e non con la testa, non stai decidendo il futuro giusto per il tuo paese. Stai semplicemente portando avanti l'idea egoistica che hai dentro, lo dico al cittadino questo, lo dico all'elettore, perché tutte le colpe i politici le possono avere, tutti possono avere le colpe, però quella gente lì chi l'ha portata là, alla fin fine. Lo so, però vedi, lo so, Inutile però. dire, mi piace, dirà, ma questi sono tutti, perché poi senti la gente, ma sono tutti ladri. Non è vero, non sono tutti ladri. C'è gente onesta a quei livelli anche, non è che sono tutti ladri. Come si fa a dire? Queste sono le parole che la gente sente, capito? E ripete in continuazione, come fosse un mantra, no? Avanti a dire, e sono tutti ladri. No, non è vero, sono tutti ladri. Cioè, Certo. ci sono da cambiare tante cose. Adesso avete votato con la pancia, vediamo cosa succede, che governo viene fuori. Io non credo che venga granché bene, perché non vedo l'Unione Movimento 5 Stelle Lega e ne vedo Unione Movimento 5 Stelle PD. PD è stato al governo fino adesso, fino all'altro giorno, quindi non vedo, figurati, non lo vedono neanche il Movimento 5 Stelle con Forza Italia, eccetera. Quindi bisogna vedere che cosa uscirà fuori. Per fare un governo, questa gente devono fare dei compromessi, null'altro, per dare una parvenza di velocità. Hanno fatto subito i presidenti di Senato, di Camera, delle cose, e hanno dato questa parvenza che si sono mossi subito tutti quanti. Ma quello che ho bisogno di un governo che risolva i miei problemi, i problemi dei cittadini, che sono i problemi della casa, del lavoro. Non esiste soltanto il problema dell'immigrato. Noi abbiamo bisogno il lavoro, la casa, le scuole, la sanità, che funzionino, che vadano avanti. E Certo. Cosa invece dire? che cosa si è parlato? Sempre sugli immigrati, questa gente che arriva da questi posti, arriva in Italia a delinquere e a rubarci e a mangiare le nostre spalle, eccetera. Che poi alla fin fine si va a dovessero dare, cioè,
fare delle verifiche vere, si scoprirà che questa gente qui è stata sfruttata a loro volta, perché chi gestisce poi tutto sta baradan non è che lo gestisce nel modo migliore, ma questo è un'altra storia. Chissà, questa è un'altra storia. Sì, esatto, è un'altra storia. Però tu, ma dimmi Massimo, in questa campagna elettorale quante volte hai sentito la parola giustizia? Sì, no, mai. Cioè, quante volte hai sentito la parola il lavoro? Perché io non ho bisogno che mi fate la carità con uno stipendio che mi date perché sto a casa, perché quello può farmi piacere, però l'essere umano ha bisogno anche di lavorare, di rendersi utile, perché bisogna che la gente si renda utile per la società. Il problema, vedi, che una volta è diventato tutto sbagliato. Adesso i ragazzi che escono dalle scuole iniziano a essere dei colpi di fortuna. Se quel ragazzo lì trova per sua fortuna un bel posto, è fortunato, altrimenti deve fare un lavoro, per esempio, di tutt'altro genere, no? E se vuol fare invece quello che lui piace, lo deve fare in maniera, come dire, volontaria, perché è appassionato, finché non si stufa, perché, ecco. E questo è il fatto. Non è che si dice: bene, abbiamo una scuola dove sfona di ragazzi e poi delle istituzioni che cercano in qualche maniera di creare, come si può dire, un equalizzatore, no? Cioè sistemare le persone nei punti giusti, ma senza arrivare a tanto così. Nei fine anni 80, io almeno per volte ero stato assunto così, esistevano i contratti di formazione, 2 anni di formazione, intanto okay, ti spiegano come si fa quel determinato lavoro, ti inseriscono, tu dopo la fine di 2 anni sei preparato, questo ne gode anche la sicurezza, perché invece adesso si buttano questi giovani dopo le scuole là, come dei numeri. Ah, lì ci serve uno che sappia far quello, lo piazziamo lì. Ma guarda che ha studiato, ha fatto liceo, ha fatto università. Ah, non importa, lì se no niente, se ne va altrove a trovare lavoro, magari all'estero, no? Perché poi c'è anche quella storia lì. Guarda i nostri ricercatori. Guarda i nostri ricercatori. Ottimo, esatto. Guarda i nostri ricercatori, che abbiamo i più bravi del mondo. E li facciamo andare via così. Ogni tanto ne parlano nelle televisioni, sempre quelle, no? Quelle che hanno tutte le frequenze, ma in maniera blanda, per poi dire: beh, ma noi abbiamo trattato l'argomento, non avete trattato un fico secco. Non avete trattato un fico secco, per non dire altri termini, insomma, ecco. Tutte quante trasmissioni vediamo in quelle frequenze lì che sono inconcludenti, cioè si parla tanto e alla fine, di fatto, tiriamo le somme, cosa abbiamo di concreto? Niente. Rare trasmissioni si differenziano da queste. Posso fare degli esempi, mi viene in mente il report, di alla fine tiri le conclusioni e vedi, loro ti dimostrano, ecco, per quanto qualcuno una volta a me pubblicamente mi ha dato conto che, ma non è così, gli ho chiesto di dimostrarmi cos'è che non è così e non mi ha saputo dimostrarlo. Un sindacalista era, allora, anzi poi lui era per appoggiare una politica nefasta di destra di fare le centrali atomiche vicino Venezia, di sottomarina, eccetera. Ma allora dico, la trasmissione di report non ti ha insegnato niente, quando hanno fatto vedere lì nel caso della Francia, parliamo ancora Rosario, andiamo indietro nel tempo, credo 10 anni fa, che spiegano quanto sono pericolose, cioè fece tutto un ragionamento, eccetera, ma cose molto interessanti, adesso non mi addentro, altrimenti andiamo veramente fuori dal seminato. Mi rispose che il report aveva sbagliato. Sì, te sarai bravo tu, furbo tu, bravo, eccellente, che la sai tu la storia. Cioè, guardiamo i dati di fatto. I dati di fatto li conosciamo bene, sappiamo per esempio quanto è brutto, quanto è pericoloso il nucleare, cosa ti mette a fare una centrale atomica, un Falcone a Chioggia sottomarina in una zona di alta densità di popolazione, ma stiamo fuori di testa, ecco. Quindi voglio dire, questo è il fatto. Ci sono delle persone che poi ti vogliono per forza dire che l'asfalto è di colore rosso piuttosto che nero, quello c'è sempre, purtroppo. Però andando da un punto di vista oggettivo, la trasmissione report è quella che effettivamente alla fine
dimostra le cose. Tutti gli altri contenitori, salotti televisivi, apri cancelli, apri porte, che entra di tutto, eccetera, effetti speciali, studi che costeranno a realizzare non so quanti soldi, guarda, non oso nemmeno pensarci. E poi c'è la gente che rimane senza lavoro, che a momenti muore di fame o rimane in mezzo alla strada, viene sbattuto in mezzo alla strada, e qui nel Veneto, pertanto per prendere una regione ricca, famoso mitico nord-est, ricco nord-est, ci sono stati questi casi documentati da una TV locale, da una televisione regionale, ad esempio. Quindi, voglio dire, e là si spende un sacco di soldi, qua la gente va, vabbè, va in strada. Allora, voglio dire, lì ci sono questi grandi salotti, no? E dove praticamente alla fin fine, tirando le somme, non concludi un fico secco. Intanto la situazione però è questa. Che purtroppo abbiamo un paese in semiginocchio. Allora, a questo punto qua, ecco, si parla di media, vediamo di spiegare alla gente di sintonizzarsi su quelle testate che sono indipendenti, che riescono a capire che sono indipendenti. Come si fa a capirlo? Perché quei giornalisti cercano di valutare i frutti delle persone, tra cui politici, giornalisti stessi e altri soggetti. Non è facile, perché Rosario non è facile? Qui tocchiamo un altro problema, perché quelle nazionali che abbiamo prima parlato, che mandano in onda trasmissioni inconcludenti, le trovi subito, basta pigiare un pulsante, che è quello del telecomando. Queste qui, le testate, come per esempio le nostre, devi accendere il computer, devi sintonizzarti dentro, trovare, cioè. Ovviamente ti lascio immaginare se i pensionati, a parte qualche eccezione che conosce come si adopera internet, se possono vederci, se possono raggiungerci. Ecco perché io dico sempre, perché ovviamente lì qui c'è davvero il dente avvelenato, no? Cioè, dico sempre, quelle multinazionali che hanno avuto tutte le frequenze, okay, negli anni 80, che erano delle TV locali, io ti potrei fare una lista di televisioni, arrivare fino a quasi 800, che sono state quante, tutte quante saltate, perse, e ancora adesso si parla di TV che stanno spegnendo, Rete 3 Calabria, per esempio, Antenna 5 Empoli, non si sa Telemare di Gorizia come andrà a finire, ecco, e qui ci sono anche dipendenti che poi perdono il posto di lavoro, oltretutto, oltre a sottrarre un'informazione libera in quel pezzo d'Italia, perché sono emittenti appunto locali, quindi si parla di zone, di pezzi d'Italia. Ok, questa è la realtà, l'abbiamo voluta spiegare stasera. Questo è purtroppo. Certamente, ma sì, però non finisce qui perché su questo argomento io intenderei di fare una serie di trasmissioni, anche perché mi piacerebbe spiegare veramente a tutti i nostri amici, e poi dopo come facciamo con le nostre trasmissioni, mettere su YouTube, su Facebook, eccetera, con i nostri amici come fa, come poter sfruttare, perché la vendita degli smart TV sta aumentando. Come poter vedere in Radio Science, cioè vedere la web TV su queste smart TV, su queste televisioni che si collegano a internet, quindi oltre ad avere il digitale hanno anche il collegamento internet e quindi possono sfruttare, diciamo, avere più canali a disposizione. Però Sì, questo televisori di ultima generazione, dici. generazione, sì, smart TV. Ma questo sarà oggetto di una serie di trasmissioni che ho intenzione di prendere, di farle con qualcuno esperto di tecnica a fondo. Io Certo. una mia esperienza la metterò a disposizione ovviamente per farla. Io però volevo portare un dato, Massimo, che è sempre un articolo che è sul fattoquotidiano.it di oggi, dove dimostra che, insomma, bene o male, amministratori onesti ce ne sono in Italia. Perché c'è da dire, dice l'articolo, che gli amministratori sono sotto tiro, dalla Campania alla Lombardia aumenta il numero di minacce e violenza, addirittura una minaccia, una violenza ogni 16 ore. C'è un rapporto che è stato presentato da Avviso Pubblico che registra 537 atti intimidatori nel 2017, c'è un aumento del 153% rispetto al 2011.
più della metà sono al sud e nelle isole, ma c'è un'impennata che si è verificata anche nella provincia di Milano. C'è poco, però questi qua ricevono gli incendi, erano macchine, eccetera, fanno incendi, lettere minatorie, aggressioni e addirittura anche attraverso i social network, insomma, vengono minacciati. Quindi, come si vede, o sono troppo onesti oppure c'è qualcosa sotto, insomma, anche questi amministratori, no Massimo? Però, insomma, se esiste vuol dire che il cittadino pensa che... come devo dire, il cittadino pensa che con le minacce o con le intimidazioni possa risolvere i problemi della nostra società. Io credo che non è così. Credo che quando vanno a votare i nostri cittadini non votino con la pancia ma con la testa, tutto qua. Massimo, sono le 22:58 qui a Radio Saiuz. Ci sei? Stiamo aspettando perché credo che sia caduta la linea con la redazione. Ecco qua, ecco. Massimo. Sì, era proprio andata via la linea internet qui della zona perché si è spento proprio il modo. Ecco. Proprio addirittura. Sì, comunque, c'è stato proprio un blackout. Ecco, mi dispiace non che mi hai sentito, ho parlato di un articolo sul Fatto Quotidiano riguardo agli amministratori che ricevono minacce, subiscono violenza, addirittura un rapporto che dice che c'è una minaccia, una violenza ogni 16 ore. Cioè, ci sono stati è un rapporto che ha presentato Avviso Pubblico che ha registrato 537 atti intimidatori nel 2017 verso gli amministratori locali, allora, mentre la maggior parte sono al sud e nelle isole, comunque si è verificata un'impennata anche nella provincia di Milano. Insomma, incendi, lettere, aggressioni sono compiuti più spesso da cittadini comuni anche attraverso i social network, dice l'articolo sul Fatto Quotidiano. Andatevelo a leggere, cari amici, che è molto interessante questo articolo. E io stavo dicendo appunto che non è così che si risolvono i problemi con i nostri politici. Noi non siamo per la violenza, ma siamo semplicemente che quando andiamo in quella cabina elettorale, andiamo a votare, votiamo con la testa e non con la pancia. Lo ripeto e lo ribadisco. Certo, allora abbiamo un po' parlato di questa sentenza della trattativa Stato-mafia, o meglio tra pezzi di Stato deviati con Cosa Nostra, abbiamo parlato un po' del ruolo delle televisioni, dei mass media inerente all'informazione, abbiamo fatto un po' così un check-up della situazione mediatica su questo paese e c'è da riflettere veramente. Non solo, abbiamo parlato poi anche dell'aspetto politico, soprattutto alla luce di questi ultimi fatti che non si riesce a fare il governo, anzi vedo che con più soddisfazione vanno a bersi qualche bicchiere di vino al Vinitaly piuttosto che stare a Roma a fare questo governo, insomma, ecco, tanto per essere chiari, perché insomma tutti lavoriamo, tutti siamo fissi sul nostro posto di lavoro, attenti a quello che dobbiamo fare, e anche questo vale anche per loro, insomma, sia possibile vedere una situazione, un scenario di questo tipo alla luce di un paese semiginocchio, insomma, pieno di tasse, di gente che perde lavoro, di giovani che non lo trovano, di giovani che vengono fuori dalle scuole e poi si mettono a fare tutt'altro lavoro. Ma poi che lavoro a tempo determinato, ma cosa vuol dire? Non vengono nemmeno pagati, perché molto spesso accade anche questo. Mi raccontava proprio un mio amico sindacalista di Chioggia, mi raccontava, mi citava alcuni fatti, alcuni esempi di gente, di giovani che praticamente non vengono poi alla fine pagati, li fanno fare anche corsi, li fanno spostare con la macchina a destra, a sinistra, quindi esporsi al pericolo per le strade, insomma. E poi alla fine questo è il risultato. Allora, dove vogliamo arrivare? Quindi ecco questo, questa politica è bene, abbiamo capito ormai chi sono, abbiamo capito un po' come si comportano, abbiamo capito tante cose, purtroppo troppe cose,
Non si riesce a fare un governo perché uno che dovrebbe andare in pensione e mettersi a guardare i suoi film fino alle 2 di notte, comodamente, a casa sua, ok? Film trasmessi tramite le sue televisioni, e invece è lì in mezzo che rompe le scatole, ok? E allora, ecco, finché siamo di fronte a questi scenari qua, non so dove vogliamo andare. Ecco, questa è la situazione. Abbiamo fatto un po' un check-up di tutto questo. Allora, se d'accordo, Rosario, o a meno che non hai da aggiungere qualche altra cosa, possiamo partire con quel filmato, meglio l'audio, della sentenza riguardo la trattativa Stato mafia, una sentenza che ricordo storica. Mori e Dell'Utri condannati a 12 anni, 8 anni a Giuseppe De Donno. Ecco, quindi non so, lascio a te decidere. No, no, cioè, facciamo sentire, dura 8 minuti tutto il file, facciamo sentire l'audio di questa sentenza. Noi chiudiamo la trasmissione, la chiudiamo proprio con questa sentenza, giusto Massimo? Perfetto, allora chiudiamo qui questa edizione straordinaria di Osservatorio Antimafia. I microfoni in studio Massimo Bonella, la regia centrale Rosario Moreno, che saluto, anzi grazie del tuo contributo. Abbiamo fatto un po' un punto della situazione, abbiamo fatto così, un punto d'incontro di tante cose. Perfetto Massimo, allora andiamo con questa registrazione, ovviamente l'ho dovuta catturare, sai, all'ultimo momento perché non avevo capito che volevamo mandarla in onda, però la mandiamo integralmente, sono 8 minuti. Non avevi capito perché è colpa mia, perché è stata una mia idea all'ultimo minuto. Ma siccome so che tu sei perfetto, molto dinamico, che non ti batte nessuno, nemmeno i migliori registi, allora so che non ci sarebbe stato problema. Infatti. E mandiamo l'audio. E ricordatevi, cari amici, che siete sempre su Radio Science, non solo sul sito radioscience.it, ma ci state guardando su Facebook, su YouTube, su Livestream e su 11 web radio ci state ascoltando. Non dico i nomi perché se no non la finisco più. Vado con l'audio della sentenza e un caro saluto a tutti quanti. A risentirci. E allora riprendiamo l'udienza, anche se vorrei ho comandato per le verità che fossero un po' più. Vabbè, mi rendo conto. Riprendiamo l'udienza, adesso si procederà quindi alla lettura del dispositivo. E allora, in nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Palermo, sezione seconda, all'udienza del giorno 20 aprile 2018, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza. Visti gli articoli 533, 535 Codice Procedura Penale, dichiara Bagarella Leoluca e Cinà Antonino colpevoli del reato loro ascritto al capo A della rubrica De Donno Giuseppe, Mori Mario e Subranni Antonio, colpevoli del reato loro ascritto al capo A della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 2, Codice Penale, limitatamente alle condotte contestate come commesse sino al 1993. Dell'Utri Marcello, colpevole del reato ascritto al capo A della rubrica, limitatamente alle condotte contestate come commesse nei confronti del governo presieduto da Silvio Berlusconi. Ciancimino Massimo, colpevole del reato ascritto al capo E della rubrica. Condanna Bagarella Leoluca Biagio alla pena di anni 28 di reclusione. Cinà Antonino, Dell'Utri Marcello, Mori Mario e Subranni Antonio, ciascuno alla pena di anni 12 di reclusione. De Donno Giuseppe e Ciancimino Massimo, ciascuno alla pena di anni 8 di reclusione, nonché tutti al pagamento delle spese processuali. Visti gli articoli 28,
29 e 32 codice penale, dichiara Bagarella Leluco Biagio, Cina Antonino, De Donno Giuseppe, Dell'Utri Marcello, Mori Mario, Subranni Antonio e Ciancimino Massimo interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena. Visti gli articoli 538 e seguenti codice procedura penale, rigettata ogni diversa domanda, condanna. Bagarella Leluca Biagio, Cina Antonino, De Donno Giuseppe, Dell'Utri Marcello, Mori Mario e Subranni Antonio, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidati in complessivi euro 10 milioni, e in favore delle altre parti civili, Presidenza della Regione Siciliana, Comune di Palermo, Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre e Libera Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie, nella misura da liquidarsi davanti al competente giudice civile. Bagarella Leluca Biagio, Cina Antonino, De Donno Giuseppe, Mori Mario e Subranni Antonio, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi davanti al competente giudice civile, in favore della parte civile, associazione tra familiari delle vittime della strage di Via dei Giorgopoli. Ciancimino Massimo, al risarcimento dei danni da liquidarsi davanti al competente giudice civile, in favore della parte civile Giovanni De Gennaro. Condanna altresì Bagarella Leluca Biagio, Cina Antonino, De Donno Giuseppe, Dell'Utri Marcello, Mori Mario e Subranni Antonio, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle seguenti parti civili liquidate nella misura per ciascuna indicata. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidenza della Regione Siciliana, in complessivi euro 17.437, di cui euro 2.274 per spese, oltre IVA e CPA come per legge. Comune di Palermo, in complessivi euro 14.531, di cui euro 1.895 per spese, oltre IVA e CPA come per legge. Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre, in complessivi euro 11.196, di cui euro 2.772 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Libera Associazione Nomi e Numeri contro le mafie, in complessivi euro 19.448, di cui euro 2.536 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, distratta in favore dell'avvocato Vincenzo Arrando, dichiaratasi antistataria. Bagarella Leluco Biagio, Cina Antonino, De Donno Giuseppe, Mori Mario e Subranni Antonio, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile associazione tra familiari delle vittime della strage di Via dei Giorgopoli, liquidate in complessivi euro 18.413, di cui euro 2.401 per spese, oltre IVA e CPA come per legge. Ciancimino Massimo, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile Giovanni De Gennaro, liquidati in complessivi euro 11.667, di cui euro 1.521 per spese oltre IVA e CPA come per legge. Visto l'articolo 530 Codice Procedura Penale, assolve Subranni Antonio, Mori Mario e De Donno Giuseppe dal reato ascritto al capo A della rubrica per le condotte contestate come commesse successivamente al 1993 per non avere commesso il fatto. Dell'Utri Marcello dal reato ascritto al capo A della rubrica per le condotte contestate come commesse nei confronti dei governi precedenti a quello presieduto da Silvio Berlusconi per non avere commesso il fatto. Mancino Nicola dal reato ascritto al capo C della rubrica perché il fatto non sussiste. Ciancimino Massimo dal reato ascritto al capo D della rubrica perché il fatto non sussiste. Visti gli articoli 157 e seguenti codice penale, 69, 129, 531 codice procedura penale, dichiara non doversi procedere nei confronti di Brusca Giovanni, concessa la circostanza attenuante speciale
prevista all'articolo 8 del decreto legge 13 maggio 91, numero 152, ora articolo 416 bis 1, comma 3, codice penale, perché estinto il reato contestato per intervenuta prescrizione e nei confronti di Rina Salvatore perché estinto il reato contestato per morte del reo. Visto l'articolo 544, comma 3, codice procedura penale, indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza. L'udienza è tolta. Lasciamola. Il dispositivo è a disposizione.